Ciao, sono Giovanni Villani di Letture Metropolitane. Il video che hai scelto sta per iniziare, ma prima ti invito a iscriverti a questo canale, attivare, se vuoi, la campanella, ma soprattutto a farci sapere nei commenti quale talk vuoi vedere prossimamente, in modo da poterlo montare e pubblicare nel più breve tempo possibile. Puoi scegliere tra i 18 incontri di questa 10ª edizione. Inoltre, trovi già moltissimi panel e Lectio Magistralis delle passate edizioni. Ti auguro una buona visione. Ciao! Eccoci qua, buonasera, scusate per l'attesa, però vi assicuro che quello che avete aspettato ne varrà la pena, perché le persone che stanno per salire su questo palco porteranno delle esperienze personali, professionali, umane, che raramente si possono ascoltare per viva voce di persone che abbiamo davanti ai nostri occhi. Per condurre un talk così ricco e così, non lo nascondo, complesso, ho chiesto aiuto a chi sa fare meglio di me queste cose. E per cui aveva già collaborato con noi e torna a lavorare per questa edizione di Arfe, spero anche per tutte le prossime, la giornalista Fabrizia Ferrazzoli. Benvenuta, grazie che hai dato il tuo ok a condurre questo talk, che hai accettato la sfida. Grazie a voi dell'invito, una sfida importante quella di questa sera, perché senz'altro non sono dei temi proprio leggerissimi, però la cosa più bella è poter parlare del fumetto come un linguaggio e una presenza militante in un mondo che ha bisogno di voci di un certo tipo. Sono assolutamente d'accordo. ARF, cioè in questo momento storico in cui anche parlare di cose che sembrano ovvie, obiettive, giuste e sane sembra un qualcosa di incredibile o che non si possa fare, come ci siamo schierati qualche anno fa in un talk diventato ormai storico dentro ALF, che era quello sull'antifascismo, che vedeva suo stesso in palco. In tempi non sospetti, mi viene da dire. In tempi non sospetti, c'erano Zero Calcare, Murgia, Alessio Spataro, un sacco di gente, se potete recuperatelo, lo trovate online, credo sempre sulle pagine di Letture Metropolitane di Giovanni Villani, e come questo talk qui sarà esattamente lì se volete rivederlo in seguito. E quindi smetto di parlare io e dico a Fabrizia di invitare i suoi ospiti, di divertirsi parlando e raccontandovi queste cose, e anche a voi di, insomma, passare una bella oretta. Grazie Mauro. Io, prima di iniziare qualsiasi discorso, vorrei i nostri ospiti qui, e quindi chiamerei Alino, che è il curatore di una mostra preziosa e molto bella che è a pochi passi dalla città dell'altra economia e quindi anche dalla Pelanda, nel villaggio globale, e si chiama la mostra Falastin Urrà. Chiamerei Margherita Latram, che è l'autrice e disegnatrice di un fumetto bellissimo sull'Afghanistan, e poi chiamerei Cecilia De Luca, che è qui per raccontarci a sua pace Palestina. Ho già chiamato anche Alino, che non ha sentito, vieni pure. Sì, ti avevo chiamato, non importa. Eccoci qua, ci accomodiamo, grazie a tutte e a tutti per essere qui. Stavo dicendo, dietro le quinte non si sente nulla, quindi ripeto a loro che è un tema particolarmente importante quello di questa sera, ma ci piace cogliere la sfida e ci piace raccontare il bello che il fumetto può comunicare ed esprimere come linguaggio. ARF Festival, il festival di storie, segni e disegni, ci fa vedere tanti mondi del fumetto. In particolare qui vedremo come la nona arte riesce a parlare di attualità e di fatti di cronaca. Vediamo come la nona arte riesce a fare formazione, informazione e controinformazione, perché di questi tempi è importante anche questo, e come inevitabilmente diventa un linguaggio e uno strumento politico. E allora benvenuti, cominciamo subito la nostra chiacchierata. Quest'anno, per la 10ª edizione di Art Festival, Asso Pace Palestina è il partner di ARF.
Asso Pace Palestina è un'organizzazione di volontariato che lavora direttamente in Palestina, che è stata fondata da Luisa Morgantini, che è un'ex deputata ed è anche l'ex vicepresidente del Parlamento europeo. Fanno un lavoro prezioso e molto importante, quindi credo che sia necessario sapere cosa fa Asso Pace Palestina. Cecilia. Grazie Fabrizia, grazie a tutte, tutti e tutto per essere qui oggi a parlare di questo argomento così prezioso. Asso Pace Palestina è un'associazione di volontariato impegnata nel rispetto della legalità internazionale in Palestina e per il popolo palestinese. Pur nel riconoscimento del diritto alla resistenza armata, che comunque è contemplato dal diritto internazionale, il nostro fare si colloca a sostegno e in collaborazione con la resistenza non violenta. Occuparsi di questo significa occuparsi di tutte le dimensioni che sono occupate. Sono dimensioni materiali, sono dimensioni immateriali. Vediamo come anche la narrativa, la narrazione di quello che sta succedendo è uno spazio occupato. E noi interveniamo in questo promuovendo un dialogo diretto. Noi organizziamo speaking tours, nei quali ospiti dei comitati di resistenza popolare non violenta vengono sia in Italia sia in altri paesi e testimoniano e comunicano direttamente il loro fare e sono testimonianza incarnata di quello che succede. E allo stesso tempo organizziamo anche viaggi di solidarietà e conoscenza. Organizzavamo, perché purtroppo... Infatti questa era la domanda, non si può ovviamente in questo momento pensare neanche lontanamente di arrivarci, però voi fate dei viaggi in Palestina, avete fatto dei viaggi in Palestina con persone comuni. Sì, organizziamo questi viaggi con lo scopo di far vedere alle persone, in prima avere una testimonianza diretta di quello che succede, di quella che viene considerata la storia con la S minuscola, cioè quello che succede nei villaggi, quello che è la quotidianità di una realtà occupata che non viene rappresentata e che è solitamente invisibilizzata nella narrativa mainstream. Ecco perché, triste a dirlo, ma quello che è successo il 7 ottobre non solo per noi non segna l'inizio di un orrore, ma era in continuità con un incremento delle violenze che da quando questo nuovo governo si era insediato nel dicembre dell'anno precedente era visibile, era sotto gli occhi di tutti. Io ero tornata da poco e ero tornata da poco prima del 7 ottobre e avevo visto delle situazioni assai allarmanti, molto più inconcepibili prima dell'insediamento di questo governo. E questo significa riconoscere come la politica di occupazione, di deterritorializzazione, di apartheid, di militarizzazione e quindi poi di guerra che è stata mossa, è un qualcosa che caratterizza la politica di Israele nel territorio palestinese e nei confronti del popolo palestinese che è privo del diritto di autodeterminazione. Noi interveniamo proprio affinché venga ripristinato, venga assicurato, venga tutelato il diritto all'autodeterminazione di questo popolo e cerchiamo di farlo nelle diverse dimensioni dell'occupazione. Dobbiamo tenere conto che tutta questa impunità non sarebbe possibile senza delle alleanze politiche che consentono a questo orrore di accadere davanti agli occhi di tutti e di non poter intervenire. E nonostante la posizione che è stata presa dalla Corte Penale Internazionale continua ad avvenire e quasi ci si stupisce per la posizione della Corte. Ecco, lavorare sulla narrativa, rendersi conto di come una certa narrazione sia
parte di questa occupazione e sia parte di questo processo di dominazione significa operare in una in un contrasto del caos, della confusione anche semantica che viene fatta, ad esempio le contrapposizioni tra genocidio sì, genocidio no. Questa parola adesso si può dire secondo te? Personalmente immagino tu l'abbia sempre detta, però si è arrivati a un punto tale anche con questa sentenza della Corte Penale Internazionale, forse la parola genocidio in queste ore è più sdoganata rispetto a qualche settimana fa? A mio avviso i sondaggi testimoniano come vi sia una crescente un venir meno del sostegno a Israele, quindi probabilmente potrei dire che sì, adesso si può sdoganare maggiormente a livello di opinione pubblica mainstream. La questione è la mancanza di riconoscimento di una legittimità del diritto internazionale a usare una semantica, a usare un lessico che individua quegli atti e quelle azioni come dei crimini. Allora, laddove viene meno il riconoscimento di una legittimità di una corte e di un intero sistema di diritto internazionale, allora noi ci troviamo in un campo dove vince il più forte. Certamente. Senti, prima abbiamo nominato Luisa Morgantini e abbiamo un video di saluto di Luisa Morgantini, lo vorrei far mandare anche perché tra poco dovrebbe collegarsi Gianluca Costantini che vi presenterò, ma vorrei sapere dalla regia se è già in collegamento, se c'è. Ok, allora vediamo il video e poi appena Gianluca Costantini si unisce ve lo presento perché è perfettamente in linea con tutto quello che stiamo dicendo. Beh, perdonate se non sono con voi, ma devo essere da Gnagni per un'iniziativa che sempre riguarda la Palestina. Grazie di questo festival, grazie per mettere la vostra arte al servizio di quella che è una ingiustizia immensa. La Corte Internazionale ha ordinato il cessate il fuoco. Cessate il fuoco a Gaza, cessate questo genocidio pazzesco, immenso che Israele sta facendo. E si sono alzate voci contro la Corte Internazionale, si sono alzate voci come quelle di una signora tanto ammirata come Segre, che ha vissuto tragicamente l'Olocausto e quindi non dovrebbe permettere mai più a nessuno che subisca quello che i palestinesi stanno subendo. È un genocidio a Gaza, ma nella Cisgiordania sono pogrom continui di coloni che non sono, sono sionisti, ma sono sionisti messianici, che pensano, credono, ritengono che quella terra sia loro per diritto divino, e sul diritto divino non si discute. Ieri Giorgia Meloni ha incontrato il primo ministro palestinese, ha riaperto gli aiuti all'UNRWA. Meloni è complice perché stiamo mandando armi ad Israele. Se le armi si continua ad esserci, continua ad esserci la guerra, continua ad esserci in realtà l'aggressione, la morte di migliaia di bambini innocenti. Dobbiamo fare il possibile perché cessi il fuoco, ma in modo permanente, e soprattutto perché cessi l'occupazione militare israeliana, la parte dell'insediamento coloniale. Dobbiamo essere uniti su questo, dobbiamo essere uniti, e grazie e perdonatemi se non ci sono io, ma ci sarà Cecilia De Luca che vi racconterà cosa significa vivere, per esempio, a Massa Farjatta sotto l'occupazione e i coloni fanatici, fondamentalisti messianici. Grazie Stefano, grazie a tutti, un abbraccio.
Bene, abbiamo sentito la voce di Luisa Morgantini, se riusciamo ad avere in collegamento Gianluca Costantini ci terrei parecchio, perché appunto Asso Pace Palestina è partner di Art Festival di questa edizione, ma è anche partner di questa mostra che è a pochi passi dalla Pelanda, dove siamo in questo momento, a pochi passi dalla Città dell'Altra Economia al Villaggio Globale, ed è una mostra collettiva che si intitola Falastinorra e è curata da Alino e insieme a Guido Piccoli e Gian Sandro Morelli. Ero preparata, però grazie per il suggerimento. E è una mostra collettiva di fumettisti che in parte già esisteva, perché ha una storia questa mostra, come ha una storia questa storia, come scusate il gioco di parole, però questa questione palestinese. E quindi Alino, raccontaci cosa... Sì, che mostra è? Tra l'altro volevo dire che è visitabile fino al 16 giugno, è partita da Napoli, è passata per Matera, è arrivata a Milano ed è qui a Roma ancora per qualche giorno, quasi un mese, dai. Sì, grazie. Io, prima cosa, Cecilia parla benissimo, io non sono tanto bravo come oratore, però mi ci proverò. Io ringrazio prima cosa i fratelli, compagni, amici di ARF Festival e anche del Villaggio Globale per aver permesso di fare la mostra qui e anche per fare questo dibattito, perché non è scontato, non è diciamo il propagarsi con i tempi che corrono della propaganda che c'è tanto in giro, di cui parlavamo prima anche con Cecilia, non è scontato che si parli di questo e in questi termini. Mi occupo di fumetti. Fondamentalmente dopo il 7 ottobre è successo quello che è successo, ho sentito l'esigenza politica personale di fare qualcosa. Sentivo anche attorno a me, fra i social e fra gli amici, nella vita reale, tanta e tanta impotenza. Cercare di fare qualcosa, anche solo di far sentire. Io faccio questo di mestiere, qualcuno mi conosce, ho fatto per 25 anni un altro festival che si fa a Napoli, che si chiama Comicon. Sì, diciamo io teoricamente non li faccio i fumetti, non so disegnare, non so, li mostro, li curo, eccetera. Quindi ho pensato che quella poteva essere la mia strada. Con l'aiuto di Gian Sandro, di Guido, abbiamo cominciato questo percorso prendendo proprio come base di partenza una mostra itinerante che si era fatta nel lontano 1988, mo ci vuole, altro che 7 ottobre, diciamo così, no? Questa mostra si chiamava Cufia Matite per la Palestina, raccoglieva già il meglio dell'allora panorama del fumetto italiano, da Andrea Pazienza a Manara, a Mattotti, a allora, Crepa, a Zamani. Aspetta, perché ci sta Costantini, ci sta Costantini, lo vorrei Gianluca, in questo momento, Costantini, perché ha ciao Gianluca. Ciao Gianluca. Allora, Gianluca, disegnatore, fumettista, attivista, i suoi fumetti sono fumetti politici, tutti così per darvi un indizio, il ritratto di Patrick Zaki che tutti conosciamo è il suo. Ciao Gianluca, ci senti? Noi non ti sentiamo, ma l'importante in questo momento è che ci senta tu. Devi attivare il microfono, mi dicono dalla regia. Sì. Eccoci, adesso... ti sentiamo, sì, perfetto. Allora, Alino, stavamo parlando di questa mostra bellissima che è qui al Villaggio Globale e stava, diciamo, iniziando a spiegare come nasce questa mostra, che nasce già da Cufia Matite Italiane per la Palestina. A cui lui ha dato una grandissima mano, appunto, nel passato, potrebbe raccontarlo. Tu hai aggiunto, sei stato direttore per un periodo e quindi mi faceva piacere che tu ascoltassi, così dopo aggiungerai anche tu il tuo contributo. Continuiamo, Alino, grazie. Sì, appunto, io Cufia nasceva come con i nomi che vi ho detto, da anche Vincino, per esempio pensavo proprio, prima è passata la figlia di Vincino, siamo andati a visitare la mostra con anche la vignetta che c'è in mostra, che parlava proprio, cioè sono così attuali che sembrano fatte adesso. Però va detto che invece è importante, è interessante partire da quel momento e ai fumettisti che invece sono riuscito a trovare nell'attualità, proprio perché c'è una grande distanza. Nell'88 è come se si sentisse ancora la possibilità di fare questi famosi due stati, due popoli, questo ecumenismo. E per esempio la tavola di Crepax, che ovviamente era anche uno di quelli più ecumenici, insomma non è certamente un radicale, che riportava proprio un israeliano e un palestinese sotto un olivo che dice
che stavano facendo un picnic, insomma. Una cosa, effettivamente adesso nelle tavole che poi ho trovato di tanti autori palestinesi, libanesi, giordani, che però non stanno più lì, che stanno soprattutto in Europa, Leila è una che sta addirittura a Chicago, non c'è più, c'è solo disillusione, c'è solo dolore, c'è solo tanta disperazione. Questo dolore è quello che porta questa mostra. Io non nego che è una mostra che, come hai detto tu, sta girando e sta avendo anche un certo successo, ma è una mostra che dico sempre che avrei preferito non fare. Certamente, è una mostra però che non doveva manco nascere, preziosa, diciamo così. Preziosa e importante, e ti vorrei chiedere, so che appunto oltre ai giri che ha fatto sta avendo molto successo anche qui a Roma, e mi chiedevo come l'opinione pubblica e come il pubblico che percepisce questa mostra, che riscontro ti dà? Ma guarda, io nelle tappe che abbiamo fatto, e ormai già da Napoli, in cui siamo partiti senza nessuna pubblicità, senza nessuna promozione, e ci siamo trovati solo il primo giorno di inaugurazione quasi 500 persone inaspettatamente, e poi a seguire negli eventi che abbiamo fatto, perché poi la nostra idea è fare questa mostra soprattutto per fare eventi e farne parlare, perché l'idea è solo gridare, cioè la parte artistica è anche, diciamo, importante, ma anche secondaria rispetto al far sentire la voce di chi vuole protestare. E io noto che c'è ormai uno iato enorme fra il popolo, chiamiamolo così, diciamo, le persone che vengono a supportarci e quelle che sono i poteri e le istituzioni, eccetera. Cioè, quindi, diciamo, noi percepiamo solo un appoggio un sostegno alla causa palestinese. Certo, con i distinguo che tutti possono fare, voglio dire, nessuno magari si aspetta una radicalità come abbiamo provato noi a tenere in mostra, ma non è questo, il dialogo, come diceva Cecilia, è necessario. Però, diciamo, poi dopo, rispetto ai tanti no che ho ricevuto da qualunque giornale, da qualunque rivista, da qualunque... Hai ricevuto dei no, cioè questo secondo me è un dato interessante da affrontare in questo momento. Ovviamente non ti dirò chi. C'è una mostra, ci sono soprattutto delle voci, degli sguardi, degli artisti, l'arte da sempre, e come diciamo in questo talk, il fumetto diventa anche uno strumento politico e dovrebbe essere anche uno strumento di libertà d'espressione. Allora mi domando come la stampa, i giornali hanno accolto questa collettiva, anche perché di solito alla stampa, quando citi Pazienza e quando citi Crepax, più o meno è certezza. Sì, però invece così non è stato. Io ovviamente ho anche tanti già conoscenti, amici giornalisti. C'è anche Zero Calcare, per dire. C'è Zero Calcare, mostra. C'è soprattutto Gianluca Costantini, che peraltro è stato nostro ospite a Napoli, proprio in presenza. E anche in quell'occasione io ho provato a convocare, a far scrivere articoli a giornali e a televisioni, e ovviamente non è venuto quasi nessuno. Ma di questo poi ovviamente questo se ne fa anche una ragione. Molto, se ne fa anche una ragione. Settore. Gianluca è già giornalista di se stesso, non so se mi spiego. Certo. Cioè, poi lui ci racconterà, c'è questa serie ongoing sui giornalisti, ahimè, ammazzati ormai da 220 giorni, di 230 giorni di, diciamo, conflitto. Quello che si chiama conflitto, a me disturba anche solo chiamarlo conflitto. Il conflitto è fra due eserciti, qui c'è gente che tira le pietre e le bombe a grappolo, quindi diciamo non ha senso nemmeno chiamarlo conflitto. E Gianluca sta disegnando ogni giorno giornalisti uccisi, in maniera gratuita, in maniera che va sui social. Io penso che proprio il lavoro di Gianluca, che noi abbiamo in mostra e che lui poi potrà spiegare anche meglio di me, è quasi il centro di questo talk, perché allora, è infatti, la forza dell'immagine disegnata. Quando sono andata a vedere la mostra c'era Lino, che ovviamente da curatore mi ha spiegato moltissime cose, e ci siamo soffermati, Gianluca, arriviamo a te, ai ritratti di Gianluca Costantini, e Alino mi spiegava proprio che lui faceva i ritratti di fotografie di immagini iconiche, non di fotografie, di immagini iconiche che sono già passate. Però il dato interessante di questa cosa è come poi l'arte diventa esercita un potere moltiplicatore, cioè se tu non ti vai a vedere la foto, se tu non ti vai a vedere quella cosa lì, ti imbatterai comunque nel ritratto di Gianluca, e quindi in un
momento in cui c'è bisogna essere militanti o comunque in cui bisogna comunicare qualcosa, più parliamo, più siamo su una cosa e più quella cosa diventa potente. Diciamo che proprio Gianluca Costantini è quel fumettista che con il disegno porta avanti le sue battaglie. Gianluca, tu sei stato, così per farti una presentazione che non vuole essere assolutamente ad effetto, sei stato accusato di terrorismo dal governo turco. I francesi, i lettori francesi si sono molto indignati con te per un fumetto sul terrorismo di Charlie Hebdo. Quindi niente, benvenuto qui fra noi. E dire che è l'uomo più buono del mondo. E sono stata buona perché ho citato solo due cose. Fa parte del gioco della realtà questo, quindi se uno disegna perché vuole essere nella realtà, raccontare la realtà, è normale che poi ci siano anche le reazioni dalla parte opposta, non solo degli elogi come mi avete fatto adesso. Quindi quando i disegni diventano molto potenti, virali, comunicativi, anche i governi stessi si muovono per cercare di bloccarli, soprattutto nei social network. Questo è forse, non andrei a spiegare tutte queste accuse perché parleremo tutto il giorno di questo, però questa non vogliamo. Parte della censura che avviene anche in questi giorni sugli artisti in generale in tutto il mondo che parlano di Palestina, cioè bisogna stare molto attenti, molti non lo parlano, chi ha parlato ha perso spesso delle occasioni, gli si sono state annullate delle mostre, gli si sono annullati dei contratti con i quotidiani, in tutto il mondo succede. Quindi bisogna stare, come artisti è molto rischioso dire la propria, ma io penso che sia fondamentale. Quindi chi in questo momento passa il suo tempo a disegnare paesaggi, per me è a favore di questa guerra. Allora, applauso. Diciamo che il tema dei diritti civili è un tema che ti appartiene tantissimo e quindi per bilanciare la presentazione di prima volevo dire che nel 2019 hai vinto anche un premio con Amnesty International e hai vinto il premio Arte e Diritti Umani, quindi questa è una cosa molto interessante. Stiamo parlando di Palestina, ma in questo talk volevamo affrontare diciamo dei temi caldi di attualità. E per far capire qual è il tuo lavoro, uno dei disegni, delle illustrazioni che hai fatto ultimamente sono stati proprio i piedi di Ilaria Salis con le catene. Che eco ha avuto questo disegno in rete, nel mondo dell'informazione e nel mondo tutto, mi verrebbe da chiederti. Ma molto, nel senso che c'era quel disegno lì, poi c'era un classico ritratto del suo viso che chiedeva la sua libertà. Questi disegni erano fatti per il Comitato di Liberazione di Ilaria Salis, comitato di cui fa parte anche il padre, e di un grosso gruppo di attivisti proprio di Roma che gravitano intorno alla Casetta Rossa. Questi disegni hanno funzionato molto all'inizio. Poi per fortuna però ci è venuto anche il soccorso Zero Calcare con il suo lavoro che ha aumentato in maniera incredibile la visibilità del caso. I primi disegni però sono serviti per muovere un po' le cose perché sembra strano ma funzionano molto di più come energia delle fotografie. Anche le fotografie di Ilaria Salis con le catene erano impressionanti. No? Perché vedere una nostra concittadina legata ai piedi, cose scene da schiavi del Nord America di tanti secoli, di un secolo fa, fa impressione. Però il disegno ha aiutato subito a muovere e poi il padre l'ha preso, l'ha mostrato e quindi quando poi il disegno viene preso dalle persone, quando viene usato nel pubblico, in mezzo, con i corpi veri e propri, acquista ancora un valore più potente, perché è qualcosa di finto in mezzo alla realtà, ma che per chi guarda è la realtà del disegno, perché tutto ciò, andiamo un po' del filosofico, tutto ciò che noi abbiamo attorno, tutto quello che abbiamo, tutto quello che vediamo, è stato disegnato. I nostri vestiti,
il vostro palco, il computer che sto usando, è stato disegnato da qualcuno. Il viso di la prima cosa che il bambino costruisce quando nasce è costruire come un disegno il viso della madre ancora prima di parlare. Quindi il disegno è proprio empatico, è qualcosa che ci scatena della empatia e ci scatena anche una facilità di utilizzo. Raccontare le storie con i disegni e quindi poi anche con i fumetti, dicevamo prima, tu non eri in collegamento, sta diventando un linguaggio molto importante per fare informazione e per fare anche controinformazione, e il pubblico sembra cogliere questo messaggio. Tra l'altro il potere del fumetto e dei disegni riesce anche a raccontare delle storie che sulle piattaforme tradizionali, chiamiamole così, o comunque sulle testate istituzionali non arrivano. Io stessa non conoscevo la storia di Alexandra Sasha Skocilenko, spero di averla detta bene, e anche qui entriamo nel mondo delle ingiuste detenzioni, che purtroppo è un tema che in questi mesi è caldissimo. Raccontacela tu. Beh, questo è uno di quei casi che fa parte del periodo dell'invasione russa dell'Ucraina, e di quando si parlava molto dell'Ucraina, ma si parlava molto poco, e si parla tuttora molto poco, dei dissidenti interni alla Russia che erano contro la guerra. Alcuni, vi ricorderete, la giornalista che fece un intervento pubblico in televisione venne poi portata via, e altre cose, ma ci sono anche gli artisti che si muovono in questa situazione, un po' come faccio io. E quindi questa ragazza, che è una artista di arte contemporanea, andò semplicemente in un negozio di frutta e verdura nei supermercati e cambiò i prezzi con delle scritte pacifiste. Una cosa che a noi ci può sembrare quasi così talmente semplice, no? Non certo una cosa da condannare con anni e anni di prigione come è stata condannata lei. Queste sono storie magari poco conosciute, ma che a me mi vengono richieste. Quindi degli attivisti russi mi avevano chiesto di disegnarla per cercare di muovere un po' le notizie qui da noi, perché di là già se ne parlava. Quindi spesso sono storie minori, ma che sono importantissime come tutte le altre, perché sono persone. E che è anche importante, mi viene da dire, portare in festival come questo, dove c'è comunque un pubblico sensibile, attento, e che di fronte magari a un tema grande come quello che stiamo vivendo della Palestina, però viene poi anche di riflesso travolto da altre storie come queste. E arrivo qui accanto a me alla tram Margherita, che nel 2023 con Francesca Torre è partita per l'Afghanistan. Sono state invitate da Emergency e hanno fatto questo viaggio per conoscere l'Afghanistan dopo la presa di Kabul da parte dei talebani nel 15 agosto del 2021, e per capire un po' a che punto si era arrivati, ma soprattutto ovviamente un viaggio protetto con Emergency nei loro centri sanitari, nei loro ospedali, nei loro pronto soccorso. E la prima cosa che mi viene da chiedere ad una disegnatrice è l'impatto. Allora, però c'è da dire una cosa fondamentale. Margherita, oltre a essere certamente impegnata in temi sociali, è laureata in relazioni internazionali, quindi decisamente immagino che per quanto l'impatto di arrivare in Afghanistan sia stato forte, però comunque il tuo eri forse preparata, e la domanda è: si è preparati in qualche modo o comunque non si è mai preparati? No, banalmente devo dire non si è mai preparati. Intanto grazie per l'invito, per essere qui, per poter parlare di questa cosa. E comunque sì, io sono laureata in relazioni internazionali, mi sono occupata di cooperazione allo sviluppo per diversi anni, anche se diciamo che la mia area di elezione era l'Africa, quindi Tanzania, tutto quello che la riguarda. Un po' per quello, perché sono due mondi completamente diversi, ma anche perché, anche studiandolo, immagino un mondo complesso come appunto il Medio Oriente o anche l'Estremo Oriente, insomma tutta l'area dell'Asia, è difficile per noi occidentali, con i bias che ci caratterizzano anche in positivo e in negativo, andare lì e pensare vabbè, più o meno è come me l'aspettavo.
Francesca Torre, che è la sceneggiatrice di questo fumetto. Allora, sì, infatti non ho detto questo, perché ci saremmo comunque arrivate. Sì. Finché l'ultimo canta ancora è il fumetto di La Tram e Francesca Torre, che è liberamente scaricabile, esatto, sul sito di Emergency, quindi tutti lo possono leggere, tutti lo possono scaricare, tutti lo possono avere. E la cosa bellissima è che proprio Emergency abbia scelto come linguaggio quello del fumetto per far arrivare la questione afghana a, esatto, casa nostra, diciamo. Sì. Vai, raccontaci. No, dicevo, Francesca Torre, che è la sceneggiatrice, ed io ci siamo preparate per quanto possibile, nel senso che abbiamo letto molti saggi, abbiamo letto molto, siamo documentate. Però necessariamente arrivare lì e già soltanto doversi vestire in un modo consono e vedere questa scena in cui nell'aereo che ci avrebbe portato, l'aereo delle Nazioni Unite che ci ha fatto fare il tratto tra Doha e Kabul, tutti gli operatori della cooperazione internazionale, dei vari uffici, no, della cooperazione che lavorano a Kabul, si sono coperte il velo, tutte le donne si sono coperte il velo poco prima di scendere, è già stato un impatto che ci ha fatto restare un po' col fiato sospeso. E al contrario, la prima cosa che hanno fatto tutte quando sono risalite sull'aereo è stato svelarsi, e anche lì è stato come tirare un sospiro di sollievo. Chiaramente per noi che veniamo anche da un contesto di ragionamenti femministi. Allora, perché diciamo, Margherita, insieme a Francesca Torre e ad altre, ovviamente altri artisti, hanno creato questo collettivo che si chiama Moleste, che ha l'obiettivo di lavorare sulla parità di genere. Esatto, nel fumetto. Nel mondo, sì, del fumetto. Ed è anche il motivo per cui siamo state conosciute da Emergency, perché abbiamo pubblicato questa antologia per ragazzi che parla di vari tipi di violenza di genere. Quindi, fai, diciamo, rumore? Fai rumore, fai rumore, dal Castoro. E quindi, insomma, venendo da un contesto anche particolarmente connotato da riflessioni su questioni di genere, eccetera. Uno shock culturale completo, sì, proprio. Abbastanza. Allora, sì, ci sono delle immagini, intanto, che possono scorrere del fumetto che hai disegnato. E, raccontaci come ha funzionato quando siete arrivate lì. Io sono molto curiosa, penso un po' a tutti. Allora, lo scopo del fumetto era quello di colmare il gap che può esserci tra un documento molto tecnico e destinato a coloro che già si occupano di cooperazione, di associazionismo, eccetera, che riguardava l'accessibilità alle cure, soprattutto delle donne, dopo l'insediamento del governo talebano. Quindi diritti di cura e diritti delle donne, sì, post 2021. Esatto. Come era cambiato l'accesso alle cure, soprattutto della popolazione femminile in Afghanistan. Quindi il fumetto doveva servire a rendere più fruibile a un pubblico più ampio, appunto, il risultato di questo report, che, come potrete immaginare, è abbastanza deprimente, un po' angosciante. Cioè il fatto che banalmente e gradualmente anche il governo talebano ha inibito l'istruzione universitaria di un certo tipo di facoltà, ma poi gradualmente anche di tutte le donne. Avete incontrato delle donne rassegnate, delle donne consapevoli di quello che stavano vivendo, oppure delle donne sicuramente non rassegnate, anzi tutt'altro. Che bello. Abbiamo parlato con molte donne perché parte del lavoro lì in Afghanistan è stato quello di intervistare, di parlare con operatori, operatrici sanitari di Emergency, ma anche con pazienti, gente comune. E sicuramente la cosa che accomunava tutte le interviste alle donne che abbiamo incontrato è stata una pervicace determinazione nel voler cambiare le cose. Io ricordo tantissimo, con tantissimo affetto, la ragazza che ci faceva da traduttrice, in particolare ad Annaba, che è il centro in cui, nel nord, nel Panjshir, in cui, ecco, questa è un'immagine tratta dal fumetto, tra l'altro dei colori meravigliosi. Guarda, su quello l'Afghanistan è stato grande ispirazione. Sì, in Afghanistan ho cercato anzi di riprodurre proprio i colori dell'Afghanistan, questi verdi dei veli che sono tipici del Panjshir, il blu dei lapislazzuli di cui sono piene le montagne e tutto il resto. Ecco, questa è la stanza delle infermiere proprio all'ospedale di Annaba. E la nostra traduttrice in questo contesto, in questo ospedale in particolare, mi ricordo che lei è molto in gamba,
molto in gamba, e tra l'altro questo mi sembra eloquente rispetto a quello che stiamo dicendo. Lei era l'unica che portava lo stipendio a casa, perché il padre era disabile, il fratello era disabile e la mamma lavorava in casa. Quindi lei, lei ci diceva che avrebbe desiderato, che desidera anzi, diventare presidentessa dell'Afghanistan. Questa cosa ho detto brava, bellissimo. Molto, cioè, mi sembra un po', se dovessi descriverti il mood delle ragazze giovani in Afghanistan, direi che più o meno è questo. Sono tutte molto arrabbiate per, anche semplicemente per gli sforzi che le hanno portate magari ad arrivare a un esame, dalla laurea in medicina, in ostetricia, in ginecologia. Infatti questo lo raccontate nel fumetto, cioè. E poi vedersi sottrarre questa possibilità e quindi rimanere sottodimensionate, sottoimpiegate alla fine facendo però dei comunque lavori. Il diritto di cura c'è anche lì, dipende. In Afghanistan, se non ci fossero ospedali come quello di Emergency, la gente dovrebbe scegliere se andare a comprare le garze, i bisturi al mercato o comprare da mangiare alla famiglia, perché sì, è vero che ti fanno che ti operano negli ospedali, però molto spesso gli strumenti per essere operati e banalmente le garze, quello che serve, lo devi portare tu. Quindi mentre il tuo parente magari sta agonizzante, gettato in un corridoio già strapieno di gente che magari non sa che esiste Emergency, oppure insomma semplicemente perché è più vicino, quell'ospedale lì deve anche andare incontro a questo tipo di scelta. Quindi e mi chiedevo, no? Abbiamo parlato della mostra di Alino e prima velocemente scorrevano delle immagini. Le immagini della mostra che possiamo vedere al Villaggio Globali sono immagini diciamo autoprodotte, nel senso che nessuno ha chiesto a quegli artisti di farle e quindi sono immagini esclusivamente libere. Andare in Afghanistan con Emergency, che comunque per stare lì inevitabilmente deve rispettare dei perimetri, delle regole, e ci deve essere, si deve anche far accettare, far ben volere, e sappiamo che insomma con i talebani non è cosa semplice, come due artiste che hanno visto e si sono scontrate anche con alcune situazioni, sono riuscite a gestire la parola, il disegno e il racconto. Hai detto benissimo, il motivo per cui Emergency non è andata via a dispetto di altre organizzazioni. Spero che questa cosa la sappiano un po' tutti. Sì, no? No, il motivo è che è riuscita a mantenere un equilibrio diplomatico in modo veramente eccellente, quindi mantenere la giusta distanza da quello che si vive e quello che si racconta per noi è stato un po' un nodo fondamentale della scelta dei temi e del modo di raccontarli, non solo per la sicurezza delle persone che lavorano con Emergency e con tutti quelli che insomma utilizzano il vantaggio di averli a Kabul, ad Annaba, eccetera, ma anche perché c'è un gap culturale molto differente, cioè molto ampio. Quindi quello che magari nella nostra cultura occidentale può essere letta in un certo modo, può essere totalmente interpretata in un modo critico, magari aggressivo, comunque diverso in un'altra cultura. Visto che questo fumetto... lo leggono anche lì. Esatto. Che bello. Quindi diciamo che è stata una sfida, quella di trovare degli escamotage narrativi per dire tutto quello che avevamo intenzione di dire, ma mantenendo diciamo la giusta distanza. Posso fare un esempio? Non so, non certo. Vorrei rubare tempo anche agli altri. Per esempio il fatto di rendere molto evidente il fatto che ci fossero molto spesso posti di blocco. Quindi nel fumetto si vede che in diverse pagine si vede che ci sono posti di blocco lungo la strada. Dal punto di vista di un osservatore occidentale può determinare un senso di angoscia, di oppressione, eccetera, anche perché le ragazze che parlano e scherzano fino a due minuti prima nell'autobus, poi si vede che si coprono il velo, stanno più attente a che non si mostrino i capelli, eccetera. Dal punto di vista di magari un talebano può significare quasi un punto d'orgoglio, perché è evidente il modo in cui loro controllano il territorio, in modo pervicace, in modo capillare. Quindi questo è un esempio di come una stessa immagine possa veicolare due diversi tipi di narrazione. Quindi è stato, diciamo, una sfida, ecco, trovare la chiave giusta. Molto interessante, molto bello. Abbiamo ancora qualche minuto e quindi a questo punto, siccome parlavamo prima dell'importanza della militanza nel fumetto,
In questo momento storico, chiedo a Gianluca, chiedo ad Alino, chiedo a te, c'è una partecipazione crescente di fumettisti e artisti per cause X, non deve essere necessariamente la Palestina, può essere la parità di genere, può essere appunto il femminismo, il femminile, insomma possono essere tanti temi. Partirei da Gianluca. Beh, sì, sicuramente dall'inizio degli anni 2000 il fumetto ha avuto uno scatto sul fumetto di realtà, che prima non affrontava quasi mai. All'improvviso i fumettisti hanno capito che potevano raccontare qualsiasi cosa, qualsiasi storia, potevano andare nei posti per raccontarli, come hanno fatto la trama con Emergency. Quindi prima non era così scontato. Quindi adesso i fumettisti si sentono in grado di poter parlare di tutti gli argomenti che riguardano la nostra società, le nostre problematiche, ma anche le cose belle, non solo le cose brutte. Quindi c'è un grande movimento internazionale di disegnatori che lavorano su questi temi. Poi ci possono essere quelli più schierati, quelli meno schierati, quelli coinvolti personalmente, libri molto autobiografici che hanno a che fare con queste problematiche, che vanno dalle problematiche di genere, ma anche dalle problematiche di essere dentro a un conflitto. Quindi ci può essere il disegnatore palestinese che racconta il conflitto da dentro, come il disegnatore americano che racconta il conflitto da fuori. Sono visioni che insieme raccontano una determinata problematica. Quindi il fumetto in questo momento è veramente un fermento, un'energia incontenibile che non si era mai vista di creazione di libri che raccontano la realtà. E visto che tu sei, diciamo, molto esposto, mi domando, c'è un prezzo da pagare per questo? Sei preoccupata per questo? No, chiedo. Beh, a volte dipende. Alcuni non... Io penso che sia molto, riguarda molto al paese in cui vivi. Naturalmente se sei una ragazza afghana che si mette a fare un libro a fumetti o anche semplicemente disegnare qualcosa che riguarda gli argomenti dell'Afghanistan e della libertà delle donne, è molto pericoloso. Ma anche io stesso, se qui in Italia mi metto a disegnare tutti i giorni sulla malavita organizzata italiana, è molto pericoloso. Okay. Se io disegno su quello che succede in Palestina, per me è poco pericoloso, ma per il disegnatore palestinese o per il disegnatore israeliano è molto pericoloso. Quindi dipende, il rischio è dove vivi, per quanto mi riguarda. Allora, ok, però per esempio ieri abbiamo fatto un talk molto interessante sul femminile e c'erano autrici e autori e parlando di determinati modi in cui si affrontano alcune tematiche dicevano che le case editrici mettono dei paletti e quindi anche quello per un disegnatore che decide di essere militante è comunque un prezzo da pagare e quindi vedo Margherita che sorride. Scusatevi, però io sono qui per questo. Mi ero ripromessa di essere tranquilla. Però siamo quasi in chiusura. Però questa cosa per me è aberrante, scusate, ma devo dirlo. Cioè, fare il ritrattino di un personaggio che va di moda in quel momento, magari assolutamente non mi riferisco evidentemente a Gianluca Costantini, però vari colleghi e colleghe che magari si sentono di fare la fan art, il disegnetto di Patrick Zaki, Ilaria Salis di turno. E poi non si impegnano nello schierarsi, infatti sottoscrivo perfettamente quello che ha detto, mi sembra una roba, quello che chiamano artivismo, diventa soltanto marketing se poi non è vero, capito? Quindi... In questo momento in cui il fumetto può colmare il gap tra l'informazione e l'informazione alternativa, noi non è che possiamo scegliere, noi non possiamo avere alternativa, è proprio un diktat, penso, morale, perché altrimenti sei veramente un inetto. E il pensiero che un editore possa notare il tuo essere schierato per la Palestina o parlare di Afghanistan e quindi non farti lavorare mi sembra veramente una roba aberrante, dovrebbe essere veramente...
Scusate, ma io su questa cosa sono un po' tranchant, però non riesco ad accettare che in questo momento. Guarda, Stefano Piccoli, che poco fa senso. Era seduto lì, mi diceva proprio: vai, vai, fagli dire tutto quello che vogliono, voi, perché qui si può. Mi avete invitato apposta perché sapete che mi si tappa la vena a un certo punto, lo so. Io se vai, posso intervenire? Ah no, sono scomparso. No, no, ti ascoltiamo, ti sentiamo, vai Gianluca. Sì. Quello che diceva è molto importante, perché non è che per me non è che gli editori ti censurano, è proprio l'autore che si censura preventivamente spesso. Quindi è ancora più, è ancora peggiore, no? Perché se tu sei in un posto dove vieni censurato perché c'è una legge, c'è qualcosa, una religione, qualcosa che ti vieta di farlo, è una cosa. Ma qui da noi ancora, per fortuna, ma per poco penso, c'è ancora una libertà di espressione, che però le persone si autocensurano per paura, per poi di non poter più lavorare per qualcuno. Ecco, forse è più... succede più spesso che un editore ti censuri. L'editore parte già che non ti coinvolgerà. Nel senso, non è che un editore che è pro Israele mi contatterà mai per fare un disegno per lui, no? Però invece io conosco tanti disegnatori, autori che non lo fanno perché hanno paura che non lavoreranno più. Questo è tristissimo per me. Certo, banalmente ieri parlavamo di temi non propriamente politici, ma politici comunque per me, per quanto mi riguarda, ad esempio le conformità dei corpi, e quindi disegnare un corpo conforme è per l'occhio pop sicuramente più vendibile, ma in realtà poi non è così, perché tutti sappiamo che normalizzare determinati punti di vista, determinati sguardi, determinati voci, poi porta non solo alla consapevolezza, ma appunto proprio alla normalizzazione. Alino, tu vuoi aggiungere qualcosa? C'ho due o tre cose su questo che hai detto, cerco di essere veloce. Sicuramente io anche nel raccogliere immagini per la mostra ho avuto, non dirò ovviamente chi, ma diciamo amici disegnatori che mi hanno detto di no perché lavoravano per la Marvel e quindi diciamo non era il caso che si occupassero di Palestina. Però su questa cosa del fumetto che è forte, è attivista, invece sono assolutamente convinto, fare anche un giro qua alla Self-Harf, secondo me è bellissimo, ma infatti. E voglio concludere poi dopo invitando tutti alla Self-Harf. Come no, io peraltro invece vi invito anche alla mostra di Palestina, e fra mezz'ora peraltro c'è Federica Ferraro che disegnerà live, perché anche nella mostra per esempio di Falastinurra mi si sono invece proposti tantissimi disegnatori che dopo aver visto la mostra, io sto raccogliendo un sacco di disegni, la mostra è partita con 80 disegni, adesso ne teniamo quasi 130, ricordo per esempio Arianna Melone che è una ragazza casertana che è venuta all'inaugurazione, è tornata a casa piangendo, mi ha chiamato e ha detto io ti devo fare un disegno e tu lo devi mettere in mostra perché sono molto colpito. E questa forza del disegno è, io lo avverto tantissimo, vi invito a guardare in mostra, abbiamo un librone classico, quello degli ospiti che vengono e ci lasciano una cosa, lì ci sono delle parole commoventi, fra cui vari, soprattutto ragazzi e giovani, che hanno detto sono entrato pensando una cosa e non mi aspettavo che il fumetto mi potesse dire tanto, questo io ci spingo molto a che questo succeda. Allora, questa è una testimonianza bellissima, per cui io mi sento di dire andate tutti al Villaggio Globale, sono 15 passi, forse 23, a vedere questa mostra, questa collettiva. E andate alla Self-Harf che è qui accanto, dove ci sono fumettisti che collaborano anche con case editrici, ma anche si autoproducono, fanno delle cose bellissime, hanno tantissime cose da dire e soprattutto sono molto generosi, perché è proprio un momento per incontrare l'autore e farci due chiacchiere. E direi che ci siamo detti. Mi permetto un'ultima promozione, comunque la mostra è aperta fino al 16 giugno al Villaggio Globale tutti i pomeriggi, e in particolare faremo eventi tutte le domeniche, il 2, il 9 e il 16 giugno, con anche fumettisti, ad esempio il 16 verrà Vauro, per dire insomma uno che è già confermato, quindi nel caso vogliate tornare e Romani. Probabilmente tornerà anche a Sopace Palestina, perché prima sempre partner, nel cioè, backstage Luisa è stata, mi impicciavo un po' sulle loro chiacchiere. Cecilia De Luca, ti ringrazio moltissimo, spero che questo incontro un po' fuori da immagino gli incontri che hai di solito, spero che sia stato bello e interessante per te.
grazie alla Tram, grazie a Gianluca Costantini e grazie a Lino, ma soprattutto grazie. Grazie a Giovanni Villani di Letterature Metropolitane che sta documentando e conservando tutte queste preziose testimonianze e voci, e grazie all'Art Festival. Chiudiamo con l'ultimo video, che credo sia quello dell'Afghanistan. Aggiungo soltanto che in sala c'è il direttore della fotografia di questo video, che è Gabriele Remotti, che è lì. Evviva Gabriele, grazie. Time is a circle. Everything has happened before. Everything begins again. And in the end, so do we. Along the road to Annaba, checkpoints are everywhere. They stop us. They watch us. They let us pass. Afghans know emergency. It has been here for more than 20 years. It has seen Kabul fall twice. And it has stayed even when everyone else has left. Few cars on the road. If during the war, moving around could cost you your life, now it costs an arm and a leg. It's the price of a war whose devastation endures. It's the price of a peace yet to be built. In more remote areas, first aid starts here. These are safer places, equipped to receive patients and transport them to hospitals. Rashid describes how it used to be. More war-related injuries, more surgical emergencies. Now there are victims of accidents, falls, and domestic violence. The patients have changed, but not the quantity. However, there's a shortage of doctors and medical supplies. Rashid is here with his pregnant wife. Despite time running out, this is her first visit. He's worried. He's heard of a woman dying in labor on the way to hospital. It will be okay. Inshallah. We encounter stories of fathers and mothers, brothers and sisters. Everyday stories. Already heard, but never truly listened to. First war, now poverty. It's just a different kind of prison. There's more security, but it doesn't mean safety. Because saving yourself is not within your control. The distance from hospitals, the cost, and the permission required to make the journey. The availability of facilities, doctors and nurses. How can you feel safe when you need everything? How can you feel safe in an emergency?
Falcon on call. Falcon on call. Falcon 7 on call. Prepare to receive a patient from OT. The patient is adult. He just received laparotomy and needs mechanical ventilation. Over. Country exploited, destroyed, and forsaken. A wounded people seeking help. To heal the wounds that leave visible scars. And to mend those whose marks are concealed. To spread a song of freedom. One that resonates here like a distant echo.